Sì, cosa c'è? Onorevole Giovanardi, Geppi Cucciari. Allora, Geppi, prima di cominciare con il sondaggio, ma accomodati, hai voglia di farlo qua? Io volevo farlo così, tipo questa indianata comunista l'indianata, che state sì. organizzando. Okay. Esatto. Allora io nel frattempo, siccome Geppi, non so se lo sai, ma Giovanna, addosso, perché Vicky, mi sto costituendo e vorrei che mi arresta, cioè anzi mi arresterà entro la fine perché ho delle idee un po' bizzarre rispetto alle sue. E senti, non so se lo sai, ma lei so che ha proposto il test antidroga per tutti i conduttori RAI. Quelli che pigliano soldi dallo Stato, sì. Sì, giusto. Lo fanno i camionisti. Però in generale obbligatoriamente, che... esatto. Lo fanno i quelli che gli operai nelle molto aziende. Molto spesso hanno lo stesso stile dei camionisti, alcuni conduttori della RAI. Infatti. Allora, bene. Se allora... uno piglia 1.000 euro al mese ed è obbligato a farlo, e uno piglia 1.000.000 di euro, può farlo anche chi piglia 1.000.000 di euro, no? Se sono soldi miei. Però diciamo che chi va in televisione, secondo lei, dovrebbe fare il test. E quindi io. Pagato da soldi pubblici, sì. Niente. Ma io l'ho già ho... fatto, Io lo faccio. So che si dovrebbe fare quello della pipì. Ma anche i politici dovrebbero farlo. Che, esatto. So che si dovrebbe fare quello della pipì, ma io far pipì davanti a lei non ce la faccio. E quindi... perché mi blocco, lo so già. Mi blocco e perché quindi... poi io dovrei controllare che è esatto. davvero la sua. Se io no, mi blocco. Non ce la posso fare in presenza di nessuno. È e quindi evidente. Farò questo che ho comprato in farmacia, che è un droga test. Sì. Nel frattempo, Geppi, vuoi andare avanti con il sondaggio? Io faccio questa cosa qui. Guardate che le Iene, sì? Si avevano contestato il test che ho fatto ai parlamentari, ma avevano dato appuntamento alle ore 15 davanti sì. al laboratorio e mi hanno detto veniamo noi a verificare su noi stessi se il test è serio. Io sono ancora lì che le aspetto. Non se, sono guarda, lo facciamo qua. Io lavoravo per le Iene. Me lo apre sì. intanto questo coso? Perché io non sono mica esperto. Ma come? Ha lanciato lei l'idea? Non sa che sono a far pipì, testo. Che ne so io. Poi... è andato a far pipì lei? Sì, mica ho fatto quelle robe lì. Quello non... Va bene, tu vai avanti già. Ma... io nel frattempo capisco ma come. Ma quale umore del tuo corpo desidera? Ma se testo. Avete delle forbici, gli tagliamo un po' di capelli, poi li porto glieli al laboratorio. Porto, glieli do. Sì, va bene, va bene. Forbici, c'è uno. Va bene. Subito. Bastano un c'è un parrucchiere gay, problema. Va bene lo stesso? Sì, c'è un parrucchiere gay, tanto ragazzi, per cambiare. Sì, questo è lo stesso. Allora, parrucchiere gay per la signora. Come parrucchiere gay? Perché? Conosci qualche parrucchiere etero, scusa? Certo. Vedete un altro campo nel quale lei dice... che c'è un... lo dice lei, è micro vettore. Ogni cosa che direi no, potrei... ci sono delle cose che si dicono, delle cose che si palesano. Va io bene. Ho palesato sì. la realtà oggettiva. Va bene, tu vai avanti. Che... sì, ma lo ripeto... lo ripeto con la sigla. Dov'è la Vale? Allora, io, mentre Vicky distrugge il test antidroga, io... ah, ce l'ha. Guardate che quello lì è uno spazzolino da denti. No, no, è un test, è scientifico. Test. Guardi, l'ho appena aperto. Va bene. Quanto lo devi tenere? 3 minuti. Labbra? Scusi. Vai, certo, vai col sondaggio. Ma secondo te è normale? Tu con una cosa in bocca, quello che legge il bugiardino. E allora, scusate, ma è modo di lavorare questo. Allora, dice... dice... che deve essere tenuto in bocca mezz'ora. No, un 3 minuti, no, vai, minuti, vai. Bene, allora, io sono particolarmente lieta e lo devo leggere a tre questo minuti, punto. Fate tre il minuti tempo. Volano in alcuni istanti, Volta. Guardi. Sembrano infiniti. Io l'ho votato al Grande Fratello, Carlo del Grande Fratello, l'avrete riconosciuto. Lei è di centro, anch'io sono di centro, del centro della Sardegna, lei è anche a centro tavola. Io sono del centro del mondo, Modena. Mio padre dice che il centro del mondo è il luogo santo, insomma la geografia è un'opinione. Voi ci avevate Pavarotti, la Ferrari, la Maserati, la Lamborghini, il Lambrusco, il Parmigiano Reggiano? No, Modena sì. Allora noi abbiamo il pane Carasau, il Casizzolo. Scusi, ma non avete sentito abbiamo l'aloe d'Arborea. L'aceto balsamico di Modena? No. Ancora! Il formaggio con i vermi. Avete capito che io piglio soldi dal consorzio di Modena e tutti questi prodotti tipici, no? Io invece ogni lo faccio gratis che... proprio per la mia Sardegna, come siamo diversi. Allora, e infatti la Sardegna è una regione povera, ma... e l'Emilia è ricca. Ah, ma guardi, mi si impennano i voti in Sardegna dopo questa affermazione. Ma io non piglio è ragione. In Sardegna i voti. E la Sardegna appunto. È una regione... povera, povera, sotto quale profilo economico, non, è una regione in crisi una per una regione. Sua percentuale. Bravissimo. Ma chi, ascolti, ma chi se ne frega. Capito allora, miei? No, capito miei, lo diceva un grande... no, lo diceva un grande... guarda, scusa. Andiamo avanti! Approfittiamone che non puoi intervenire. Che non è mica detto che sia un male in alcuni casi, per adesso...
piacere, Geppi Cucciari, quella di prima. Sarà difficilissimo. Dai, siamo in ritardissimo. Scusa Vicky, lo me. So Vicky, guarda. Continui con me. Allora, lei tra l'altro ha una grande carriera anche come controfigura, certo. Perché lei è andato al Forum della Famiglia al posto di Silvio Berlusconi. No, al posto di mio fratello gemello sono andato io. La mia controfigura è lui, non Berlusconi. Va bene, questa è una battuta sponsorizzata dall'Anagrafe, quindi io ci sto assolutamente e non la controbatto. Ha tra l'altro anche fatto lo stuntman in un celebre film di Sergio Leone, Il buono, il brutto e il cattivo. Guardiamo qua la locandina di quel film, anche se lei qua interpretava un po' tutti e due, insomma, perché buono, no, vabbè, buono. Insomma, andiamo avanti. Come dice Vicky. Allora, andiamo alla prima domanda. Sai che abbiamo fatto un sondaggio? Carlo, Carlè, oh Carlè, a Carletto. Sì, scusi, no, ma mi ero incantato a guardare. Lo so. Lo so, fa questo effetto lei. Lo sa che noi abbiamo fatto un sondaggio, che peraltro è vero, le domande sembrano un po' bislacche, ma comunque il sondaggio è stato realmente effettuato. Vado a leggere il sondaggio che la riguarda. Lo può leggere là, ma anche a solo ascoltarlo, che è la cosa migliore talvolta. Nel 2001 Carlo Giovanardi è stato eletto deputato nel collegio di Lecco. Non trova che a Lecco sarebbe stato più giusto eleggere Emilio Fede? Sì, sì, per l'82% delle persone intervistate. Tra l'altro, in realtà, Giovanardi, lei Carlo ha la passione non per... Non l'ha capita. Tieniti quello, ancora mezz'ora deve passare. Tra l'altro lei, il signor Carlo, è stato eletto a Lecco e ha la passione dei francobolli, giusto? Quindi tutto torna. È di Modena, come ha detto prima. Come mai si è fatto eleggere, è riuscito a farsi eleggere nel collegio di Lecco? L'hanno catapultata là, anzi l'hanno paracadutata là. Io ho un'immagine esclusiva di quel momento, quando lei è stato paracadutata, si guardi. Bellissimo, con i capelli precisi, anche là era pettinatissimo. Tra l'altro lei ha anche attaccato Morgan di recente. È strano perché mi è giunta notizia che avete lo stesso parrucchiere, guardi. Ah, sì? E siete pensati... Un po' nello stesso modo, lo stesso parrucchiere etero, rigorosamente. Perché Carlo Giovanardi è un parrucchiere etero, l'unico in Italia. Sì, è vero. È vero. E ci tiene anche. Sì, perché sì, sì. L'unico, l'ha detto lei. Sì, sono pochi. Allora, Giovanardi vorrebbe il test antidroga per tutti i conduttori televisivi. Pensa anche lei che se facessero il test antidroga tutti resterebbero in onda solo Don Mazzi e il cane Rex? Sì, per il 100%. In realtà non è così, perché io sono certa... Sul cane Rex metterei le mani sul fuoco. Ma anche su Vicky, perché Vicky sicuramente... Ma sai che non va? No, cosa succede, non Vicky? So, com'è il risultato? Non perché 10 minuti devo aspettare, va bene. Vabbè, gli italiani comunque lo sanno, guardi cosa risponde l'Italia. Vabbè, guarda, no. Non lo guardi, lo senta. Lei non pensa che bisognerebbe fare anche il test antidroga al telespettatore in alcuni casi? Tipo che ne so, uno che guarda Malgioglio su Rai 2, secondo lei è tutto a posto? Secondo me... Dunque, appena finito di vedere una trasmissione come questa, verrebbe fuori dal test una roba da cammelli, cioè fatti come dei cammelli, quindi è... Beh, però per fare certe interviste ogni tanto magari qualcuno... Appunto, dico, i telespettatori sarebbero a rischio se venissero testati dopo la trasmissione, potrebbero essere totalmente fatti. Una domenica con l'arena dei Giletti è come farsi un funghetto allucinogeno, sì. Guardi, lo posso assicurare. Comunque, guardi... Io ho saputo che, voglio subito scrivermi al suo nuovo partito, il claim è fare fattura, mi ha molto colpito una sua frase, chi è senza società offshore scagli la prima pietra, dove preferisce che gliela tiri? La pietra? La pietra! Lì. Adesso a me, ma perché ce l'ha con me? Ma che t'ho fatto Arianna, perché ce l'hai con me? Con me? Ma guarda, io non lo so, adesso Vicky, quel test non funziona. No, aspetta un attimo, 10 minuti e adesso... Però in effetti non sta andando, non sta funzionando. Guarda, non so io perché. Così, me ne vado. Tu te ne vai così? No, così, come si Grazie Giacchi Cucciari! Carlo, arrivederci. Vediamo.